Bentrovati amici, eccoci, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione di Telebrea sul canale 178. È stato un fine settimana intenso con tante cose da dire, quindi andiamo con una certa fretta. Iniziamo da una notizia triste, perché Vittoria ha perso uno dei suoi simboli, uno dei suoi uomini più, diciamo, forti di tempra e di importanza. Parliamo di Monsignor Calì. Per chi ha vissuto gli anni particolari, 70-80, Monsignor Calì, che è stato parroco per tantissimi anni a Vittoria, è stato un punto di riferimento. Un uomo che politicamente è riuscito anche a trovare contatti da tutte le parti. Ricordo che per esempio Ciccio Aiello in un suo messaggio dice: è stata una persona con la quale si è potuto discutere. Oggi si sono svolti i funerali, ecco, vedete le immagini, le esequie sono state celebrate dal Vescovo di Ragusa, Monsignor La Placa. Dicevo, un personaggio che ha segnato molto nella storia della città di Vittoria, un personaggio molto ben voluto. Non dimentichiamo che padre Calì avrebbe compiuto, mi sembra, 96 anni nei prossimi giorni, quindi effettivamente diciamo, abbastanza avanti nell'età, però moltissime persone si sono recate in chiesa con tutte le autorità per fare l'estremo saluto a Monsignor Calì. Io l'ho conosciuto, ci ho parlato diverse volte, e è sembrato un personaggio molto forte, se non fosse, diciamo, per il fisico, che era diverso da quello che può essere un Don Camillo di una volta, avremmo scherzato su Ciccio Aiello e padre Calì, prendendoli un po' come Don Camillo e Peppone, che un po' era questa il loro modo di vedere le cose nella città di Vittoria. Quindi anche noi facciamo le condoglianze all'intera città per la perdita di Monsignor Calì. Cambiamo argomento. Questa storia dei migranti ormai è una cosa purtroppo più che quotidiana. La notizia che arriva è che ci sono 650.000 persone in Libia pronte a venire di qua ci deve fare un po' preoccupare, perché sì, c'è Crosetto, il ministro, che dice c'è una strategia dei russi che fanno, però insomma 650.000 persone è un dramma. E poi considerate che si susseguono le tragedie. Oggi, ieri, c'è stato l'ennesimo naufragio, e anche lì c'è stata una speculazione, direi, esagerata e proprio becera, perché questo barcone che è affondato a poche miglia dalla costa libica, ma non era come quello di Cutro, come andavano a prenderlo nelle acque territoriali della Libia, capace che finiva a spararsi? Quindi non è che si può fare sempre la tragedia e si deve dare sempre la colpa a qualcheduno. Qui il problema è che bisogna intervenire per fermare le partenze e quindi gli sbarchi. Quelli che sono stati salvati, dove sono finiti? Sono finiti a Pozzallo. Sono arrivati oggi pomeriggio, il sindaco di Pozzallo ha fatto la diretta in televisione dicendo: sì, noi siamo accoglienti, però a un certo punto bisogna anche capire che non si possono superare i limiti della decenza per quanto riguarda l'ospitalità. Io l'ho detto che non è possibile. Quindi su questa storia assolutamente bisogna intervenire, non si può fare la speculazione politica. Tutti dicono dobbiamo farlo insieme, dobbiamo trovare, ma fin quando la parte del PD, che in questo caso non condivido, la Schlein non la condivido
assolutamente. Invece di dire cosa dovremmo fare, no, invece dice no, si deve dimettere il ministro. Ma cosa dovremmo fare? Dicci qual è la tua idea. Per fare un'opposizione così è troppo facile. Comunque, lasciamo stare su questa cosa. Noi siamo in prima linea. Pozzallo da una parte, Lampedusa dall'altra. Attenzione, perché a Lampedusa la situazione è drammatica, ci sono più profughi che abitanti, un altro poco. Ci sono più profughi che abitanti, è una situazione inammissibile. E io ora non voglio fare il discorso dei costi, quanto costa prendere una nave e portare le persone in giro, quanto costa prendere gli aerei e portarli, non lo voglio fare questo discorso, ma non c'è neanche il rispetto delle persone, perché tenere 2.000 persone, 4.000 persone nell'hotspot di Lampedusa non è possibile. E manco gli possiamo dire colpa vostra perché non ci avete pensato prima. Quindi su questo bisogna intervenire. Ci è andato il presidente Schifani, è andato a vedere, perché dicevo, porca miseria, insomma, è una cosa a cui dobbiamo prendere atto e dobbiamo cercare una soluzione. Allora sentiamo cosa dice Schifani proprio a Lampedusa per cercare di porre un rimedio. Un freno non si può fare, ma un rimedio penso di sì. Sentiamo. Questa forma di arrivi, di beni, data anche la situazione meteorologica che non aiuta l'arrivo attraverso mezzi pesanti, quindi il ponte aereo c'è, quindi siamo venuti per verificare come funziona, quindi è una visita più operativa che politica, parlerò poco problema, di politica ma di fatti. Un problema sanitario, ci sono donne, bambini, c'è una promiscuità. Sì, siamo qui, ci sarà anche qui il prefetto Valenti per verificare, più il prefetto Valenti che è sottoscritto e deputato a verificare questi aspetti e sicuramente si adotteranno i provvedimenti di emergenza che riteniamo opportuni. Presidente, sono arrivate anche degli aiuti alimentari attraverso un aereo da Sigonella? Sì, ci sono già ieri sabato è già partito qualche aereo da Sigonella, ce ne saranno anche altri naturalmente. Il ponte aereo ormai l'operazione è partita. L'ho voluta fortemente nella notte di venerdì, mi sono mobilitato, la Protezione Civile Regionale sta facendo la sua parte, ho mobilitato anche chiesto cortesemente a Monsignor Raspanti, il Presidente della CES, la Conferenza Episcopale Siciliana, di darci una mano, e si è mobilitato, lo ringrazio perché ha mobilitato anche lui la Croce Rossa, quindi assisto a una mobilitazione siciliana che fa onore al nostro popolo, naturalmente a tutto l'apparato che con la solidarietà convive per dare un contributo a persone che in questo momento vivono situazioni addirittura di sopravvivenza. Naturalmente al di là dell'aspetto politico prima viene l'assistenza a chi rischia e poi tutto il resto, quindi non ci sono altre recriminazioni, altre dietrologie rispetto a questa mia visita. Ma quando potranno lasciare l'isola? Prego? Quando potranno lasciare l'isola? Beh, questo non sta a me valutarlo, staranno gli apparati istituzionali che decideranno come gestire il rilascio da parte di queste persone, lo spostamento verso altri centri di accoglienza. Per ora occupiamoci di evitare appunto che si possano verificare situazioni magari di sanitarie che mettono a rischio la salute di queste persone. Presidente, c'è un ultimo punto. I tempi della politica, i tempi della diplomazia sono sempre interamente molto lunghi. Nel frattempo siamo a marzo. La situazione qui è già al collasso, ci sono le prossime settimane in cui veramente Lampedusa potrebbe diventare un posto dove è ingestibile ospitare migranti. Lei pensa che questo centro così come organizzato possa affrontare le prossime settimane quando l'immigrazione potrebbe diventare massiccia, ancora più massiccia? Gli enti proposti, le istituzioni preposte a questo tema non sono regionali ma sono nazionali. So che si stanno ponendo attentamente con grande senso di responsabilità questo interrogativo e daranno delle risposte. È chiaro che è una questione proprio di statistica. Più persone partono, più c'è pericolo che ci sia la tragedia. È una cosa normalissima, o meglio, è una cosa che si basa proprio sul calcolo del rischio e delle probabilità. Qui se non si interviene sarà un dramma. Tra l'altro dobbiamo dire che negli italiani, e questo la Schlein dovrebbe saperlo, negli italiani c'è un senso di preoccupazione. Gli italiani sono preoccupati da questo.
tutti siamo pronti a dire ah, poveracci, bambini per strada, ma come si deve fare? Qual è il metodo? Quindi qui siamo a dover creare una task force interparlamentare, in modo che nessuno possa fare le accuse che sono state fatte, che sono state anche esagerate, ma che ci sia, ognuno si divida la responsabilità e si trovi un sistema, bloccare in partenza, anche perché insomma, ovunque ti giri, da noi ormai è diventata una cosa, cioè, non lo so, non voglio fare battute, ma sembriamo in un altro paese. Va bene, ma noi dobbiamo sempre pensare all'accoglienza, siamo buoni cristiani e quindi pensiamo che tutti sono fratelli e che dobbiamo accoglierli. E su questo non c'è dubbio, però il concetto di Lampedusa va oltre ogni immaginazione. A proposito di buoni cristiani, fra qualche giorno diventerà ufficialmente vescovo di Noto Monsignor Romeo, che è andato a sostituire il vescovo Staglianò, che è andato a Roma più vicino al Papa, e quindi per Noto c'è questo nuovo vescovo che, tra l'altro, qui facciamo un'altra battuta, anche lui è di Caltanissetta. Quindi il vescovo di Ragusa, il vescovo di Noto, il vescovo di Caltanissetta, che però poi praticamente di Vittoria, anche Don Mario Russotto, lì c'è davvero una forza, a Caltanissetta c'è un'aria, non so quanti altri vescovi sono di Caltanissetta, però lì diciamo c'è una forte, c'è un forte impulso, no? Per i vescovi. Quindi la nostra Giovanna Cannizzaro è riuscita ad avere una dichiarazione in esclusiva e quindi vediamo il servizio prima dell'insediamento, come si dice, io non sono bravo in questi termini, di Monsignor Romeo alla diocesi di Noto. Sentiamo. Monsignor Salvatore Romeo, vescovo eletto della diocesi di Noto, a pochi giorni dalla sua consacrazione episcopale, ha voluto consegnare il suo messaggio di saluto all'intera comunità annetina. Il nuovo vescovo, visibilmente commosso ma sereno, si è già sintonizzato con il cuore di questa chiesa diocesana. Nel suo messaggio esprime un sentito ringraziamento per questa nomina che gli consentirà di camminare in piena e feconda comunione ecclesiale, accompagnato dalla fervorosa preghiera dei suoi fedeli. Questa realtà diocesana, per la sua splendida cornice geografica e per l'enorme ricchezza storico-culturale, gode dell'ammirazione di tutto il mondo, ma è anche piuttosto complessa. Il contesto economico e sociale, certamente articolato e che vive ciclicamente momenti di fisiologica sofferenza, richiede uno sforzo anche da parte della Chiesa locale. Ma come pastore, Monsignor Romeo ha voluto sottolineare la bellezza della sua tradizione ecclesiale passata e presente, segno di una fede matura ed ecclesialmente viva. L'autorevole e prestigiosa cattedra di vescovo su cui si sono assisi Monsignor Giuseppe Menditto, primo vescovo di Noto, Monsignor Naselli, Monsignor Mirone, La Vecchia, Blandini, Vizzini, Calabretta, Nicolosi, Malandrino, Crociata ed in ultimo Monsignor Antonio Staglianò, elevato a presidente della Pontificia Accademia di Teologia, richiama profonda responsabilità a cui siamo certi Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Romeo risponderà con saggezza, equilibrio e carità fraterna. Adesso ascoltiamo il messaggio di Monsignor Romeo. Carissimi amici, vi giunge il mio saluto a pochi giorni dalla mia consacrazione episcopale. Sono desideroso di incontrarvi, di vivere con voi esperienza di vita cristiana, esperienza autentica di Vangelo, perché tutti siamo chiamati a incarnare il Vangelo di Gesù nelle pieghe della storia, là dove sono presenti ferite che toccano il cuore dell'uomo.
E allora dobbiamo camminare, dobbiamo metterci in atteggiamento di ascolto, dobbiamo condividere quelli che sono i nostri sogni, perché il sogno di Dio è la nostra felicità. Il sogno di Dio si realizza nella vita di ogni giorno, nella vita di tutti. Aiutatemi con la vostra preghiera ad essere il vescovo di tutti. Voglio condividere questo sogno con voi per far crescere questa nostra chiesa, l'amata chiesa di Noto. La ricca tradizione, la fioritura di santità dice che la chiesa qui ha seminato il Vangelo della misericordia. Il Vangelo della misericordia ci narra dell'attenzione, dell'amore, della premura che Gesù ha avuto per i piccoli, i bisognosi, gli indifesi. Questa è la Chiesa in cui noi crediamo. Questa è la Chiesa che deve vivere nelle nostre comunità parrocchiali, animate da santi sacerdoti. Vogliamo fare esperienza di comunione, condividere i nostri pensieri, le nostre idee, per essere segno e strumento di liberazione, di felicità e di armonia. Accompagnatevi, accompagnatemi con la vostra preghiera. È la nostra strada, sia la strada del Vangelo, quel Vangelo che è predicato ad ogni uomo, a tutti gli uomini, perché è il Vangelo dell'amore, del perdono, della misericordia. La sacra ordinazione episcopale di Monsignor Salvatore Romeo verrà conferita sabato 18 marzo alle ore 10:30 nella Basilica Cattedrale San Nicolò di Noto da Sua Eccellenza Monsignor Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta, con i consacranti Monsignor Antonio Staglianò, Amministratore Apostolico di Noto, Monsignor Francesco Lomanto, Arcivescovo Metropolita di Siracusa, e Monsignor Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa. Bene, auguri! Però è bene precisare che il nome esatto è Romeo, io dico Romeo, Romeo, Monsignor Romeo. Ci vedremo fra qualche giorno. Grazie per averci mandato questo servizio. E andiamo a parlare di politica e apriamo con il centrodestra. Ci sono delle novità importanti anche per Ragusa. Intanto la novità principale è che Gianfranco Miccichè si è dimesso da coordinatore regionale di Forza Italia. Era nell'aria, non c'è dubbio, perché se, per dirla tutta, secondo me Berlusconi lo ha scaricato. Al contrario di come aveva fatto una decina di anni fa ai tempi di Lombardo, quando c'era stata l'altra spaccatura, sempre voluta da Miccichè, ricordate, c'erano i lealisti, c'era Innocenzo Leontini, quella stagione in Sicilia poteva essere la costruzione di un futuro radioso, c'era una maggioranza schifosa, quale bulgara, era di più che bulgara, eppure sono riusciti ad andare a rotoli completamente, insomma, quindi Lombardo che ora vuole forse, no? Dice no, no, non mi candido a Catania, ma ci vuole mettere la sua zeppa, e Lombardo deve ricordarsi di questo periodo nero che è stato lui il protagonista. Va bene, Miccichè quindi a un certo punto si è bisticciato con Schifani, si è messo da parte, ha fatto il gruppo Forza Italia 2, insomma alla fine qualcuno lo hanno sfiduciato perché hanno chiesto di fare al suo posto l'onorevole Caruso, Marcello pare si chiami, quindi coordinatore regionale, che già è diventato coordinatore regionale, quindi dice che ha capito che la sua storia in questo settore, in questo campo era finita. C'è anche una dichiarazione di Berlusconi che lui cita e Berlusconi gli dice: prendo atto, sei stato bravo, ti abbiamo tanto bene, ma ora è il caso che ti ritiri. Quindi ora resterà a fare certamente il deputato all'Assemblea regionale. Vedremo come si comporterà, se farà l'oppositore, se è a favore, ma lui dice di volere bene la Sicilia e quindi certamente sarà a disposizione.
Però secondo me negli ultimi tempi non c'è stato lo sforzo dovuto per Forza Italia, no? Tant'è vero che sembra una nave senza nocchiero, come si dice, in gran tempesta. Infatti da nessuna parte c'è, ora leggevo a Siracusa, c'era un articolo, Forza Italia deve dare un nome, boh, chi li deve organizzare tutti questi? A Ragusa c'è una novità, una novità che però non vi possiamo dire il nome, ma a quanto pare il centrodestra, dopo l'ennesima riunione che si è tenuta fino alle 18:30 di oggi, quindi qualche ora fa, a lunedì, è stata annunciata una conferenza stampa per domani mattina. Non sappiamo l'orario, ma sicuramente in mattinata, una conferenza stampa nella quale, a quanto abbiamo capito, fra segnali, smurfiate, silenzi e cose del genere, Pasquale Spadola sarebbe disposto, o avrebbe deciso lui, di fare un passo di lato, non indietro, ma un passo di lato, e lasciare un po' di spazio a qualcuno. Forse lui comunque c'ha qualche problema, qualche acciacco. Magari una campagna elettorale è una cosa seria, eh? Soprattutto a 2 mesi saranno come si deve, che ci dai, che ci dai, che ci dai. Quindi, però non sappiamo chi è il candidato scelto. Dalle voci di corridoio dicono che è un personaggio di peso, molto vicino agli uomini, a chi comanda in Fratelli d'Italia, e che quindi sarebbe ben accetto da tutta l'area del centrodestra, e che sarebbe un personaggio che può dare un certo fastidio al candidato Cassì. Perché, sai, dicono che Fratelli d'Italia si è messo in testa di rompere le scatole a Cassì. Beh, rompere le scatole a Cassì. Certo, certe cose accadono e sono molto brutte. Io ora ho fatto un accenno al castello di Donna Fugata. Magari la regia mi mette una foto tanto per dire. Beh, sai, al castello di Donna Fugata c'è una storia un po' particolare, perché il comune sta mettendo i tasselli, il comune in questo caso Cassì, sta mettendo i tasselli per il futuro e sta nominando funzionari, consulenti, dirigenti per i prossimi anni. Dice, se non ci sarò io, comunque ce li ho messi io. E c'è questo bando assolutamente farlocco della gestione del Mudeco, ma farlocco folte, e io ho fatto un articolo, ma anche Territorio ha fatto un articolo molto pesante, perché una cosa è dire noi rispettiamo, e una cosa puoi farlo, perché il calpestare tutte le, diciamo, legittime aspirazioni di chi voleva fare qualcosa inventando non so quali storie, cioè non è da avvocato, non è da personaggio come appunto dovrebbe essere il sindaco Cassì. Può essere lui, manco la sa sta cosa, se è stata gestita dall'assessorato ai beni culturali, però non è una bella cosa, perché sono riusciti per l'ennesima volta a rinnovare questo incarico all'architetto Iacono, come se questo non ha niente, non ha come andare a mangiare, e allora ci la va a mantenere, cioè è diventato impiegato del comune. Beh, se è impiegato del comune, impiegatelo, così ci leviamo i problemi. Ne parleremo ampiamente. Andiamo invece a Modica, perché a Modica il compromesso storico, una volta c'era il compromesso storico, il compromesso storico fra Movimento 5 Stelle e PD si può portare avanti. A Ragusa no, perché la Campo a Ragusa ha voluto diversamente, ma a Modica si può fare. Di fronte al candidato, lascia che era un problema di candidato. Insomma, quindi queste cose effettivamente lasciano un po' l'amaro in bocca per loro, non certo per noi, io cosa ci posso fare? Ma perché a Modica si può fare l'accordo
e non si può fare a Ragusa, questo bisognerebbe chiederselo. Allora noi eravamo lì, c'è stata la presentazione del candidato Ivana Castello, candidato diciamo della sinistra, che ha trovato l'appoggio incondizionato anche del Movimento 5 Stelle. Queste sono le immagini dell'incontro che c'è stato e abbiamo subito l'intervista al candidato Ivana Castello. Vediamo. Sì, è stata definita una candidatura coraggiosa, ma non tanto e non solo per l'avversario politico, che sicuramente fa presagire una campagna elettorale molto lunga, molto difficile, molto dura, conosco bene gli avversari, ma coraggiosa anche per la contezza e conosciamo la situazione del comune di Modica e quindi coraggiosa perché già sappiamo le difficoltà che incontreremo, però siamo fiduciosi, molto fiduciosi, perché abbiamo le idee chiare su come risolvere i problemi. Tra i primi problemi voi avete pensato subito alla questione economica, cioè la salute economica dell'ente. Sì, uno dei problemi diciamo principali è questo, perché non si può sicuramente pensare di costruire sulle macerie, quindi metteremo in campo tutta una serie di iniziative che ci permetteranno di realizzare delle entrate che non graveranno sui cittadini e che queste entrate consentiranno anche, oltre a pensare a valorizzare tutte le risorse del comune, consentiranno anche di ridurre il debito pubblico. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana insieme, sì. Intorno a lei. Sì, sì, sono delle, diciamo, degli incontri che sono stati realizzati nel tempo, c'è stata una sintesi per quanto riguarda il programma, c'è stata una sintesi negli anni per l'azione politica portata avanti e questo ha chiaramente condotto a metterci insieme, a creare questa coalizione, e poi io ringrazio loro perché hanno individuato nella mia persona il candidato a sindaco. E allora, avete capito, Ivana Castello mi sembra un nome interessante, ha un'esperienza perché è stata anche assessore alla provincia, mi ricordo, e comunque se c'è da combattere contro una donna la pensano nello stesso modo, quindi sarà una bella gara. Tra l'altro dobbiamo capire come si legge la candidatura della Monasteri, che è un partito, una lista civica, perché anche questa è una cosa che bisogna capire come la pensa Ignazio Abate, ma noi faremo un paio di telefonate e cercheremo di capire anche questo. Però siccome avete visto, abbiamo parlato di compromesso, quindi abbiamo parlato di PD e Movimento 5 Stelle. Compromesso, attenzione, che in altre parti funziona, e funziona a Modica, ma non funziona solo a Ragusa. E allora sentiamoli tutti e due, Racampo e Di Pasquale, su questa alleanza della contea. Vediamo. È chiaro che è una questione proprio di statistica. Più persone partono, più c'è pericolo che ci sia la tragedia. È una cosa normalissima, o meglio, è una cosa che si basa proprio sul calcolo del rischio e delle probabilità. Qui, se non si interviene, sarà un dramma. Tra l'altro, dobbiamo dire che negli italiani, e questo la Schlein dovrebbe saperlo, negli italiani c'è un senso di preoccupazione. Gli italiani sono preoccupati da questo. Tutti siamo pronti a dire, ah, poveracci, bambini per strada, ma come si deve fare? Qual è il metodo? Quindi qui siamo a dover creare una task force interparlamentare, in modo che nessuno possa fare le accuse che sono state fatte, che sono state anche esagerate, ma che ci sia, ognuno si divida la responsabilità e si trovi un sistema, bloccare in partenza, anche perché insomma, ovunque di giri da noi ormai è diventata una cosa, cioè, non lo so, non voglio fare battute, ma sembriamo in un altro paese. Va bene, ma noi dobbiamo sempre pensare all'accoglienza, siamo buoni cristiani e quindi
pensiamo che tutti sono fratelli e che dobbiamo accoglierli. E su questo non c'è dubbio, però il concetto di Lampedusa va oltre ogni immaginazione. A proposito di buoni cristiani, fra qualche giorno diventerà ufficialmente vescovo di Noto Monsignor Romeo, che è andato a sostituire il vescovo Staglianò, che è andato a Roma più vicino al Papa, e quindi per Noto c'è questo nuovo vescovo che, tra l'altro, qui facciamo un'altra battuta, anche lui è di Caltanissetta. Quindi il vescovo di Ragusa, il vescovo di Noto, il vescovo di Caltanissetta, che però poi praticamente di Vittoria, anche Don Mario Russotto, lì c'è davvero una forza. A Caltanissetta c'è un'area, non so quanti altri vescovi sono di Caltanissetta, però lì, diciamo, c'è una forte, c'è un forte impulso, no? Per i vescovi. Quindi la nostra Giovanna Cannizzaro è riuscita ad avere una dichiarazione in esclusiva, e quindi vediamo il servizio prima dell'insediamento, come si dice, io non sono bravo in questi termini, di Monsignor Romeo alla diocesi di Noto. Sentiamo. Bene, allora qui dicevo, il compromesso storico si può fare. Andiamo avanti e andiamo ad affrontare anche questa, diciamo, area politica delle elezioni. Beh, insomma, il Movimento 5 Stelle a Ragusa, l'abbiamo visto, cominciamo a vedere anche dei manifesti, ha deciso di fare questo passo da solo. Potrebbero ancora ripensarci, sarebbe interessante, perché vi devo dire che la questione politica si sta facendo interessante, con il nuovo candidato del centrodestra, che sembra persona di valore e di peso, con il movimento, con Riccardo Schirinà, che ha molte aggregazioni, con Cassì che è, attenzione, non ci dimentichiamo, è il sindaco uscente e ha anche aggregato qualcosa di importante, come può essere Massari. Sugli altri ho i miei dubbi, nel senso che mi è sembrato più un tentativo di raccogliere qualcosa in vista di uno scontro che magari poteva pensare fosse più difficile per Cassì. Però non c'è dubbio che Cassì in questo momento deve cambiare la sua politica. Mentre Cassì diceva, com'era, io ho 14 consiglieri, com'era, sono tutti miei, quant'erano, io sono, decido, perché è stato così, un po' dire, io decido su come fare, gli altri possono aggregarsi, e non sarà più così, non sarà più così. Quindi su questa vicenda bisognerà che ci sia un ripensamento. Tra l'altro questa foto la possiamo togliere, perché se io parlo di Cassì e ci vediamo a Nello di Pasquale, a chi non ci pigliano gli stennicchi, no? Quindi parliamo di cose già. Quindi Cassì deve rivedere un attimo la sua cosa. Non so che riscontro potrà avere il Movimento 5 Stelle di fronte ad un impegno forte degli altri candidati, perché non c'è dubbio, il Movimento 5 Stelle punta su una specie di sentimento popolare. Però quando si... Beh, noi abbiamo deciso di appoggiare Riccardo Schirinà per una questione storica, intanto perché lui appartiene all'area della sinistra, del centro-sinistra, è stato il più giovane consigliere d'Italia a 19 anni. Poi c'è una conoscenza anche personale con Riccardo a livello sportivo, a livello umano.
quindi poi soprattutto le sue idee che non sono contrarie all'adesione dei partiti, anzi promuove questo. Questo a noi ci ha dato un po' di rincuore, cioè nel senso ci fa sentire bene, ci siamo sentiti vicino a lui, proprio per questa idea di appartenenza a delle identità politiche come il nostro Partito Socialista, che ha dato i suoi lustri sia alla città di Ragusa ma in tutta Italia. Quindi noi ringraziamo l'opportunità che ci ha dato Riccardo di entrare in questa coalizione, che dico che è molto politica, è molto di sinistra, e il Partito Socialista, lasciatemelo dire, è veramente di sinistra. Il tratto caratterizzante della coalizione che stiamo costruendo è che è una coalizione politica che è finalizzata a dare forza, rilievo ai partiti e alla storia politica. Conseguentemente sono onorato dell'appoggio del Partito Socialista Italiano per ciò che rappresenta, per il fatto che è un partito e inoltre per i legami personali che storicamente mi legano al segretario comunale. Ringrazio tantissimo il segretario nazionale Maraio, che stamattina non è potuto essere presente alla conferenza per ragioni atmosferiche, perché il suo aereo è stato dirottato a Palermo, ma che stasera ci tiene a venire a Ragusa per darmi il suo in bocca al lupo e per darmi il suo sostegno. Ribadisco che sarà mio onere dare dignità politica a tutte le anime che colorano la mia coalizione, che è una coalizione politica fortemente caratterizzata nel mondo del centro-sinistra. Bene, allora anche questa la mettiamo, diciamo, nell'archivio delle tante cose di questa campagna elettorale. E ci spostiamo invece alla Biblioteca Comunale di Ragusa, dove, vi ricordate, abbiamo fatto delle interviste qua alla Casa della Donna, con un interessante anche libro e iniziative di vario genere. E allora Gianni Papa è andato alla biblioteca per seguire questo avvenimento. Vediamo. Siamo al secondo piano della biblioteca, qua fa fresco, dentro c'è un caldo terribile, ma dimostra che la manifestazione sta avendo un grande successo, perché c'è un pieno. Con la dottoressa Lisa Iudice parliamo di questa occasione di incontro per trattare il tema delle donne, tema di che ci dovrebbe portare un paio di anni di discorso, per quest'altra metà più qualcosa del cielo, e questo momento tratta di... Ci dica, dottoressa. Allora, buonasera. Noi abbiamo pensato di fare un evento per il mese dedicato alla donna. Non è una festa, ovviamente, lo vogliamo dire, lo sottolineiamo tante volte. La giornata nazionale, internazionale, va bene, sui diritti delle donne. Per cui parliamo di donne, donne si raccontano. Abbiamo pensato a un evento che possa dare voce a tante donne che nel nostro territorio si sono impegnate, che sono impegnate come imprenditrici, che sono impegnate nella politica, che sono impegnate come scrittrici e che hanno dato lustro ad altre donne, ad altri ambiti sociali. Giovani donne che emergono, quindi che si cominciano a presentarsi nel tessuto sociale, e abbiamo per questo, ecco, raggruppato in questa giornata queste splendide donne per parlare un po' del vissuto, che possa essere incoraggiante e spronare le altre donne che tante volte... Ad avere un vissuto futuro diverso e migliore. Ad avere un po' di speranza, no? E anche che ci di possono autostima essere in più, autostima, sì, dici, certo. Ce la posso fare anch'io. Bene, e vedo che la presenza femminile è enorme, sì. Infatti i maschietti siamo in enorme maggioranza, è giusto. Mm-hmm. Ma è importantissimo che abbiate scelto la biblioteca come luogo. L'abbiamo scelto la biblioteca perché la Casa delle Donne ha già un corner giù e ha creato la Biblioteca delle Donne. Che invito ad andare a vedere, perché è interessantissimo. È interessante, noi lì ogni mese facciamo la presentazione di un libro, di eventi culturali sempre legati al nostro territorio, ma non solo, a tutto il mondo femminile. Abbiamo tanti libri che si possono utilizzare, potete venire con piacere a prendere libri scritti da donne, dedicati alle donne, c'è un settore proprio specifico. Tra l'altro sono aggiornatissimo, perché vedo che cercano, sì, di seguire, soprattutto ci sono le scrittrici degli ultimi giorni, ma c'è veramente una varietà enorme. Sì, c'è veramente, l'arricchiremo di più. L'arricchiremo. Oggi comunque io voglio specificare, hanno collaborato con noi altre associazioni del territorio. Dopo aver parlato con la Presidente, abbiamo la Vicepresidente. Allora, con la Presidente ci ha spiegato questa... Bene, grazie Gianni Papa. Allora, cambiamo argomento, parliamo di voli. Il Presidente Schifani ha messo su quel tavolo e ha ribadito
le denunce all'antitrust per i costi altissimi dei voli per Pasqua. Purtroppo non credo ci sia la possibilità di cambiare, perché la compagnia ti dice: se vuoi il biglietto pensaci prima, oppure fatti la compagnia tua. Noi abbiamo cercato di farcela, ma secondo me anche questa Air Italy non so se potrà sopperire alle esigenze. Poi che fa? Sopperisce nelle due settimane e nei mesi normali occupava. Cioè, chi glieli dà i soldi se la Ryanair comunque ha una frequenza che è completamente diversa? E quindi vedremo come va a finire. A proposito di Ryanair, un po' da tutte le parti è venuto fuori questa notizia delle 7 ore circa di ritardo del volo Comiso Pisa di ieri sera. Doveva partire alle 5 del pomeriggio, è partito alle mezzanotte, con tutti i problemi che ci sono. E allora, qual è la motivazione? E la motivazione è che comunque l'aeroporto di Comiso è un aeroporto, si dice, ora sembra della coppa a Comiso. Pare che ci fosse non un guasto ma una spia. Allora, se l'aeroporto avesse un hangar con due tecnici di manutenzione, avrebbero potuto dire guarda che è così e guarda che è così. Non è stato così. Allora ci dicono che è dovuto arrivare uno di quegli aerei speciali che ha la Ryanair per portare in giro gli ingegneri e i meccanici e i pezzi di ricambio. Quindi il pilota ha chiamato, non so, a Dublino hanno fatto partire questo aereo, il tempo ci vuole, è arrivato a Comiso, hanno visto che cosa c'era e alla fine sono partiti con 7 ore di ritardo. È chiaro che c'è tutta una organizzazione che è pronta a chiedere un ristoro economico, perché si sarebbe potuto, magari uno arrivato là dice sai che faccio, a me che mi fai arrivare alle 2 di notte non mi serve più, voglio rimborsare i soldi, avresti potuto farlo e ti rimborsavano i soldi e non c'erano problemi. Quindi a questo punto devo dire che probabilmente Comiso dovrebbe diventare un aeroporto vero con un'assistenza, cosa che purtroppo non siamo. Ma ti immagini se Catania può pensare a fare un'assistenza all'aeroporto di Comiso? Non è una cosa facile, assolutamente. Però ecco, questa è la colpa di chi non è riuscito a gestire la realtà aeroportuale in modo serio. Ma gli elettori forse se lo dovrebbero ricordare. Ma ci sono soltanto 45 secondi per fare i complimenti alla città di Agrigento, perché questa edizione del Mandorlo in Fiore mi sembra sia stata eccellente, poi dopo la pandemia, e quindi questa vittoria dell'Uzbekistan con la consegna del Tempio d'Oro davanti alla splendida immagine della Valle dei Templi, credo che sia una pubblicità per la competizione per diventare capitale italiana della cultura, che Agrigento può battersi senza dubbio. Io vi ringrazio, vi lascio con la pagina sportiva, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. La passa l'acqua che ieri sera, domenica sera, beh, cosa volete che vi dica? È stata una passa l'acqua sorprendente, questa volta in negativo. È una squadra che era partita benissimo nel primo, soprattutto nella parte iniziale del primo tempo, ha avuto un secondo tempo catastrofico, un terzo tempo se possibile ancora peggiore dopo quello, il tempo dopo il riposo lungo. Nel quarto tempo si è ripresa, era riuscito a scendere fino a 10-11 punti, calcolate che il distacco è arrivato a meno 22. Ora è vero che la partita, in questa partita alle giocatrici di Lucca, a parte la Maria Miccoli che ogni volta che gioca contro il suo ex squadra la passa l'acqua tira fuori la partita dell'anno, ma quest'anno tutte le giocatrici del Siena, del Lucca, hanno fatto cose incredibili, hanno infilato 9 bombe da 3 consecutive, una cosa impressionante, che hanno portato lo scarto, questo Ragusa che era partito, aveva iniziato il secondo tempo sul più 7, si è trovata sul meno 22, cose incredibili, succedono, mancano ancora 2 partite,
probabilmente non si riuscirà a ottenere quello che era sperato di piazzarsi al sesto posto. I playoff per fortuna sono sicuri, per cui capiti chi capiti, capita Schio o Bologna o Venezia, non c'è molto da dire. C'è di positivo solo in questa partita il tentativo di reazione dell'ultima parte e poi la ripresa di Vitola che sta pian piano recuperando. Il resto, la squadra è andata a corrente alternata, ma veramente vedere la Passalacco contro una squadra buona ma non mostruosa come Lucca calare da più 8, da più 7 o da più 10 e meno 22 è una cosa che ha lasciato veramente attoniti più che sorpresi il pubblico che ha tifato, ma a un certo momento si è reso conto che era proprio la serata che non andava. Ma la fila di bombe da tre delle giocatrici lucchesi è stato, credetemi, veramente impressionante. Era da tutte le posizioni, coperte o non coperte, era pazzesco. Ma mancano ancora due partite prima della regular season, si gioca poi di nuovo in casa contro la Jess, una partita nella quale spero si possa recuperare e ritrovare morale e gioco. Succede, ma non dovrebbe succedere. Veniamo invece al calcio, anticipando dicendo che il derby tra Vittoria e Prerogusa è andato di misura ai vittoriesi, veniamo a parlare della particolare gara di ieri tra il Ragusa e la squadra di una città che devo dire ci segue con molto affetto come San Cataldo. Allora, era una giornata che la dirigenza aveva voluto come richiamo, appello alla tifoseria, e devo dire che i tifosi hanno risposto, perché tra la gente in tribuna B, la gente in tribuna A, almeno la sessantina, settantina di tifosi san cataldesi in curva, qui tra l'altro è spuntato un certo momento uno striscione forza canicattì, con tutto il rispetto, non capisco che cosa potesse entrarci in una partita fra Ragusa e San Cataldese. Al di là di questo, devo dire che è finita 0-0, il Ragusa recrimina su due episodi che poi magari vedete, ma al di là di questo è innegabile, a mio modesto avviso, che il Ragusa ha dimostrato di non essere sicuramente in una grande giornata. San Cataldese ha avuto l'unica vera grande occasione, l'ha sprecata, poi per il resto è stato un gran batti e ribatti. Sì, Ragusa lamenta e ha ragione, lamenta a qualche minuto dalla fine un rigore non concesso e lamenta una gomitata in faccia a Cacciola non vista dall'arbitro, che addirittura ha cacciato poi per proteste un dirigente ragusano dalla panchina, ma in realtà, credimi, Ragusa non ha convinto, non certo sotto il piano dell'impegno, perché i ragazzi sono battuti dal primo all'ultimo momento, ma mi è sembrato la squadra che non avesse in realtà un grandissimi schemi, dice il centro allenatore, è una partita che è andata così, però si è preso un punto che è sicuramente importante, ma siamo ritornati di nuovo allo stesso punto, abbiamo sprecato un'occasione interna e come è stata quella precedente, e questo è il fallo del rigore proprio nella fase finale, quando non ci sono VAR da richiamare, torniamo al calcio all'antica che può avere pregi e difetti. Dicevo, due pareggi nelle due gare consecutive interne, la Lamezia era fortissima, la San Cataldese altrettanto forte, ma resta il fatto che su sei punti ne abbiamo presi in due e resta il fatto che siamo sempre lì. Ora domenica si va sul campo di una diretta avversaria e sicuramente Aversa non è un campo facile, per cui, ma non so, c'è bisogno di una, questo è l'episodio della gomitata a Cacciola che non è stata vista, ecco, la vedete adesso, riguardandole, questo è stato bravissimo Davide con i suoi highlights, questo è stato proprio un fallo a freddo, un fallo d'espulsione, personalmente io non me ne ero accorto, evidente, questo è il motivo probabilmente della cacciata del rosso alla panchina, perché qualcuno in panchina invece l'ha visto, l'arbitro no, il segnalino è manco lui, per cui alle proteste l'arbitro ha risposto così. Detto questo, è detto che ha fatto veramente piacere vedere, saranno stati almeno 700-800 gli spettatori in campo, che a mio avviso dovrebbe essere il numero minimo di spettatori per andare a vedere questa partita, è necessario che si ritrovi la forza, le potenzialità di questa squadra che ieri sono apparsi un po' offuscate. E poi mi permetto, lungi da me da entrare nel campo tecnico, dice ma per ora vediamo per esempio il Napoli che gli ultimi 5-6 minuti cambia i giocatori, ma il Napoli cambia quando vince 2-0, 3-0, quando la partita
è sicura, perché se no, se cambi, che cambi a fare gli ultimi 5, per esempio Varela, non so come fosse combinato, poteva anche stare male, ma fatto entrare a 10 minuti dalla fine, insomma è inutile a questo punto, se sta male lo risparmia. Cioè, ci sono determinate cose che a mio avviso vanno aggiustate, ripeto, però non c'è assolutamente nulla da rimproverare sul piano dell'impegno ai ragazzi che si sono battuti. Bisogna svegliarsi, bisogna darsi da fare, perché davvero questo patrimonio della D va difeso, c'è il rischio di andare a finire con i play-out, vanno evitati, perché i play-out non saranno lotteria come i play-off, ma sono lotteria pure, perché anche se parti avvantaggiato sono sempre un grosso problema, per cui bisogna cominciare a prendere punti fuori, a riprendere punti fuori, a cominciare la domenica ad Aversa, campo difficile, avversario diretto, e poi ci sono tre gare, ancora tre gare interne contro tre calabresi, tra l'altro una almeno di queste è sicuramente forte, le altre sono avversario diretto, quindi bisognerà prepararsi a un rush finale assolutamente indispensabile. Detto questo, vi saluto e ci diamo appuntamento alle prossime volte.